venga usato per forme. Berlusconi non si è fatto pregare, ha risposto subito alla Marcegaglia salendo sul palco di Confindustria e ha risposto parlando a tutto campo, innanzitutto chiedendo maggiori poteri per il governo, definendo il Parlamento pletorico se non dannoso e parlando poi anche del caso Mills e anche ovviamente della crisi economica, sempre con toni improntati all'ottimismo, aprendo addirittura l'intervento con una battuta rivolta proprio ad Emma Marcegaglia. Cominciamo dunque da Berlusconi, nel servizio di Mariella Venditti. È venuto da me un commesso e mi ha detto: c'è di là una velina. Era la nostra Presidente in grandissima forma, elegantissima, perché stava andando a una cena. È entrata da me tutta vaporosa. Lo vuole sottolineare anche così Berlusconi, con una battuta: con che spirito si deve affrontare questa crisi? Con l'ottimismo. Sono addolorato, dice, che i media e la sinistra cantino sempre la canzone del catastrofismo. Ottimismo è il suo filo conduttore in tutto l'intervento. Con la paura si perde, con il coraggio si vince. Il nostro non è un governo, un'azienda con ottimi ministri. Tremonti sembra il cattivo della compagnia, ma è un pezzo di pane. E alla Marcegaglia, che chiede le riforme subito, risponde: è più facile fare la rivoluzione che le riforme. Ed ecco un perché. Il governo non ha poteri, andrebbe cambiata la Costituzione per accelerare la lentezza di questo pletorico Parlamento. È chiaro che per arrivare a questo dovremmo arrivare a un disegno di legge di iniziativa popolare, perché non si può chiedere ai Caponi o ai Tacchini di anticipare il Natale. Quindi credo che questo sia e debba essere chiaro a tutti. Adesso diranno che io offendo il Parlamento, ma questa è la pura realtà. Le assemblee pletoriche sono assolutamente inutili e addirittura controproducenti. Altra riforma da fare è la giustizia, altra occasione per attaccare sulla sentenza Mills. Non sono solo indignato, anche esacerbato. C'è una realtà che è esattamente il contrario di quello che questi giudici hanno scritto in una sentenza prescritta, perché si tratta di giudici che sono estremisti di sinistra. Ora mi domando, e ritorno alla partenza, se Mourinho è affidabile come arbitro di una partita dell'Inter con il Milan. E queste cose non si possono non dire, questa è una vera patologia della nostra democrazia. Noi oggi ci troviamo nel mezzo di una crisi violentissima. Le difficoltà non sono affatto finite e ci attende un lungo cammino per poter riprendere i livelli produttivi persi e per poter intraprendere la strada della crescita. Il rischio, dice adesso Emma Marcegaglia, è che si rompa la coesione sociale, che esplodano cioè le contraddizioni del Paese. Per evitare che ciò accada ci vogliono le riforme, quelle riforme che il Presidente di Confindustria chiede con urgenza al Governo. Io mi rivolgo a lei, Presidente Berlusconi. Il consenso che lei ha saputo conquistarsi è un patrimonio politico straordinario. Allora, lo metta a frutto, lo usi per fare le riforme, ma lo faccia adesso, perché questo è il momento delle riforme. Lo faccia adesso, Presidente Berlusconi. Le riforme da fare per Marcegaglia sono quella delle pensioni e le liberalizzazioni, delle quali da troppo tempo si è persa traccia. Si rivolge al Governo e al Presidente degli Industriali, ma pure alla CGIL, che non ha firmato la riforma dei contratti, affinché torni a dialogare con gli imprenditori. In prima fila c'è Montezemolo, presidente Fiat. Marcegaglia dice che tutti gli imprenditori tifano Fiat come grande gruppo automobilistico nel mondo. Legge quasi 40 pagine Emma Marcegaglia, poi sul palco sale il ministro Scajola. Lo scenario è sempre quello della crisi, ma il ministro è convinto che l'Italia stia reagendo e che ne uscirà più forte di prima. Con la cortesia e la durezza che solo le donne sanno tenere insieme così bene, Presidente Marcegaglia ha ringraziato il governo delle parole, ma ha chiesto fatti. La Marcegaglia ha detto a Berlusconi in modo diplomatico: svegliati e passa dalle parole ai fatti, dalle promesse alle realizzazioni. È grosso modo il nostro pensiero. La Marcegaglia ha ragione, la crisi è grave, servono riforme, ma il governo non sta facendo nulla. Non paga i debiti alle imprese, non investe in infrastrutture, non investe nei ceti deboli, non investe nell'industria.